Allora partiamo dall'argomento più discusso, il rigore, perché tanto i tifosi dell'altra squadra non sapranno mai di cosa parlare se non del rigore. Smettetela di rosicare, prendetevi una fottuta scatola di Malox, una bella tisanina, perché il rigore era super netto. Anche se all'inizio, a vederlo al primo replay, non ero così sicuro, ero molto dubbioso. Infatti in live, che uscirà domani tra parentesi, ho detto: secondo me non è che non è rigore, può starci, ma secondo me non lo dà. Anche perché, sapete, l'ultimo rigore assegnato al Milan era quello di Milan Spezia, il famosissimo, quel famosissimo giorno che era il 17 gennaio, credo, e avevo perso le speranze su avere un calcio di rigore a favore, e invece poi è stato assegnato, l'ho riguardato, anche durante l'intervallo ci ho prestato un po' più di attenzione ai rigori, ragazzi, era netto, perché con tutto rispetto Massoppi la palla non la vede manco col binocolo, Calabria lo anticipa pienamente, gli faranno addosso quello rigore tutta la vita, quindi interisti, placatevi che quello è rigore. C'è chi si attacca anche sui gol regalati, e io credo che i gol regalati siano quelli del 3-2, del 2-1, non lo so, perché quelli sono pensieri loro che a me non appartengono, quindi devo un po' cercare di entrare nelle loro teste, già che è difficile dal fatto che ti fanno Inter, e il Milan ha vinto un campionato l'anno scorso basandosi su costringere l'avversario a fare errori, quindi molte volte non è il gol che viene regalato, ma è il Milan che forza l'errore. Solo che quando il Milan forza l'errore e fa gol, il gol è regalato; quando è l'Inter a forzare l'errore e l'Inter segna, sono i più forti, inarrestabili, imbattibili. Smettiamola di parlare delle fogne, concentriamoci in effetti su quello che è stata la partita. Mi dovevo un po' servire un antipasto piccante, quindi penso di averlo fatto anche degnamente. Arriviamo alla partita di per se stesso, lasciando stare gli sfottò, cose varie. Arriviamo al punto importante. Sinceramente mi aspettavo al 75% una vittoria, non me l'aspettavo così, però ero anche conscio del fatto che l'Udinese praticamente fa i punti salvezza giocando col Milan, perché noi non so quanti anni siano, ma io credo un casino di anni, un casino, più di 10 tutti, che noi non riusciamo a fare 6 punti con l'Udinese in un campionato intero, in 2 scontri. Il che mi fa presagire che già al ritorno dovremo cacarci addosso in maniera molto grossa. Era, diciamo, tra gli avversari che potevano capitarci la prima giornata, che si sa che la prima giornata non possono capitare big match, cioè non poteva capitare il derby o la Juve o la Roma o il Napoli la prima giornata, e era la squadra che forse meno di tutte avrei voluto incontrare. E invece è stata così, abbiamo vinto, abbiamo fatto la nostra figura, e però potevamo vincere meglio, perché dal punto di vista dell'attacco ho visto un grosso passo avanti, soprattutto nel finale, anche se dopo il 4-2 non abbiamo più segnato, nonostante abbiamo avuto un casino di occasioni, un gol annullato da Kedler, una marea di cose, però vedo un attacco che lo vedo molto organizzato, anche se spesso viene sbagliata la decisione, il passaggio invece del tiro, il tiro invece del passaggio, il passaggio invece della finta. A volte vedo giocatori che si perdono un po' troppo in queste cose minime, però nel complesso vedo un attacco che funziona molto, molto molto simile all'attacco che abbiamo avuto nelle ultime partite di campionato l'anno scorso. Un attacco determinante, che non si fa problemi di niente, a differenza di quello che è successo prima, che vi ricordo che l'anno scorso siamo stati praticamente dal derby fino alla partita col Genoa, quindi quasi 2 mesi, senza mai segnare più di un gol a partita.
tolta la Salernitana, tolta la Salernitana, che comunque non abbiamo vinto quella partita. Ce l'ho ancora qui, ce l'ho ancora qui. Quindi secondo me è anche calcio di agosto. Se cominciamo a ingranare un po' le marce dal punto di vista dell'attacco, soprattutto sperando che Rebic giochi, trovi continuità, non si rompa, potrebbe essere davvero un valore aggiunto che nessuno di noi tifosi ha considerato fino ad oggi, perché fino ad oggi siamo lì, è Giroud, è Origi, ma potrebbe anche giocare la punta, e non tutti, non dico nessuno, però non tutti hanno considerato l'opzione che Rebic potrebbe giocare prima punta. Oggi l'ha fatto e ha fatto due gol su azione, gol dalla pace dell'area, quindi non gli si può veramente dire niente. Mi ha deluso molto la difesa, molto la difesa. Beccavo la maledizione che ha fatto 5 gol in Serie A 3 contro il Milan. Lui ogni volta che vede il Milan diventa Sergio Ramos, ok. E più che altro il secondo gol è un gol vergognoso. Grandissimo gesto tecnico di Masina, che colpisce la palla che già non era proprio altezza testa, era un pochino più bassa, la ficca nell'angolino, un buco d'angolo, un tiro potentissimo di testa, Maignan può praticamente niente. Però lì, a parte come li abbiamo fatti ripartire, come li abbiamo fatti rimanere la palla che si è persa, Messias che si è fatto totalmente anticipare a 5 metri dalla porta, questo è gravissimo, questo è gravissimo. Un giocatore così non si può far anticipare in una situazione così. È successo e ci è costato il gol del pareggio al 49esimo del primo tempo. Cose che capitano solo al Milan, però andiamo avanti. Gli altri piccoli errori, sapete che a me piace un po', io sono come l'insegnante cattivo a scuola: perdi se è un coglione, vinci e fa tutto dovere. Ma anche se vinci non ti devi, cioè non è che la vittoria cancella tutto, anche se vinci devi un po' ricordarti degli erroretti che hai fatto, perché la prossima volta questi erroretti magari non ti fanno vincere. Perché se arrivi al derby che concedi un contropiede come quello che ha concesso a De Lofeu, che Calulu ha fatto il miracolo della vita recuperando, anzi neanche recuperando, affrontando De Lofeu, che poteva passarla e far fare gol a porta vuota a Pereira, credo, lo fai fare una cosa così a Lukaku, a Lautaro Martinez, la fai fare a Kosic e Vlahovic, Calulu lì vaporizza. Quindi queste cose bisogna pensarci un po' d'occhio, oltre al fatto che Krunic, Messias e Brahim Diaz, che nonostante abbia fatto gol, ha giocato un primo tempo secondo me molto sottotono, perdere palla in maniera banalissima ragazzi, perché passaggi che potevano essere affrontati con molta più calma da parte di loro, diritti sulle gambe dell'Udinese e contropiede, oltre al fatto che l'Udinese finché il risultato era bilico in gioco e portava in attacco più uomini di quanto non avessimo in difesa. Alla fine di tutto, critica a parte, la prestazione è stata positiva e quindi Milan promosso, gli diamo un 7, no, diamo un 7. Vediamo come andrà contro l'Atalanta, che comunque nonostante si sia debolita rimane una squadra molto molto spina nel fianco. E con questa io vi saluto, ci vediamo domani con la Live Reaction, lunedì sempre con GTA 4 perché è da marzo che va avanti, e torna anche il 20esimo episodio della carriera allenatore del Sofia 21 col Venezia, Pico 22 perdon, prima che esca Pico 23, manca pochino più di un mese, e anche altri contenuti che sto preparando anche su Twitch, quindi seguitemi anche lì, AdriXXIX tantino basso, ci vediamo anche su Twitch. Da lì è tutto, bentornato al campionato, sempre bello aprire con 3 punti. La maglia nuova è in spedizione, dovrebbe arrivarmi a metà settimana prossima, quindi la prossima volta ci sarà. Non credo di esserci per Atalanta-Milan, motivo
ho degli ospiti a casa, quindi al massimo vi posso fare un post partita, ma non la reaction, che tornerà per Milan Bologna. Un bacione da Adri, è tutto. Forza Milan sempre, Inter merda sempre, Pioli on fire, i campioni d'Italia siamo noi. Un abbraccio a tutto il popolo rossonero e non.